per liberi.tv a tavola, niente di meno, con l'amore, la gelosia, la vergogna. I pensieri che costellano la scrittura dell'esperienza, anche nel caso di una nota intorno a un libro, non entrano quasi mai poi nel testo. La scrittrice francese Nathalie Sarraute aveva chiamato tropismi questi pensieri perché hanno una direzione. Infatti, la ricerca spesso imbocca piste che sono emerse la prima volta come un tropismo. E così scriviamo questa nota a margine di una recensione in cui non avremmo mai integrato quel tropismo che andiamo scrivendo. Leggiamo un libro sulla gelosia. In copertina, la fascetta con lo slogan pubblicitario è stata integrata nella composizione grafica dell'immagine e declama: non bisogna avere vergogna d'essere gelosi in amore. La dedica del libro all'uomo che amo. Esagerata la scrittrice, professoressa d'antropologia e studiosa della sessualità, magari di ambito femminista. È un'assunzione forte. All'uomo che amo, non un'assunzione semplice. Certo, è meglio forte un'assunzione. L'eccedenza, l'accento, l'eccezione, l'eccesso indicano anche un'altra via di lettura. Allora, torniamo alla scritta della fascetta pubblicitaria incorporata, che spesso, molto più del titolo, è scelta dall'editore, che in questo caso è di qualità, come Odile Jacob. Si tratta di un libro in francese. Non avere vergogna della gelosia. Dall'intreccio linguistico procede una abduzione, ovvero un'ipotesi del nuovo, come la chiama Peirce. Era meglio leggere il libro prima per intero e poi occuparsi anche di questo aspetto. Ma il caso della scrittrice, come in ciascun altro caso, è il nostro caso, altrimenti non si può intendere. Così insegna anche Machiavelli, quando dice che entra nelle corti degli antichi a conversare e tutto si trasferisce in loro. Senza transfer, nessun intendimento e anche nessun amore. Ecco l'ipotesi. O la figura nuova della lettura. Sono gelosa, quindi lo amo. Una variante del cogito ergo sum, che richiederebbe più propriamente amo, quindi sono. E dopo la reinvenzione di Descartes, dell'hypocheimenon nel subiectum, lo amo, quindi sono gelosa. La scrittrice ama sempre l'uomo che dichiara di amare e è sempre gelosa di lui. Se non lo fosse, non avrebbe mai scritto il libro in questione. È stato questo il modo di lettura che abbiamo imparato da un aforisma di Jacob Taubes, che indicava come a un certo livello di lettura basta il titolo del libro per capire di che cosa si tratta. Per fare un esempio, oggi il titolo La fenomenologia dello spirito, con questo titolo intendiamo già il progetto e la direzione di Hegel.
Tra l'altro è anche l'esempio che ha fatto Obès. Oppure, per citare il libro che stiamo leggendo in questo frangente, La dominazione maschile di Pierre Bourdieu, l'ipotesi di lettura è che si tratti anche della dominazione maschile di Bourdieu, e quindi anche della nostra, per intendere. L'ipotesi di lettura è soprattutto che non formuli l'originario della differenza sessuale e si limiti a descrivere il rapporto di potere sistematizzato in dominio della differenza dei sessi. E questo non è più il nostro caso, in solido e nemmeno in liquido. È diventata un'altra cosa questa lettura della questione della differenza sessuale in più di 30 anni di analisi e di scrittura. È un tropismo. Poi c'è la lettura del testo e la sua restituzione in altra qualità, che può o meno confermare tale pista di lettura, anche perché la lettura originaria è senza pista e si legge quel che ancora non è scritto. Il libro che leggiamo ciascuna volta non è già scritto, e se pare già scritto è perché un'algebra e una geometria sono in azione, e questo riguarderà più propriamente la nota di lettura che faremo del libro. Forse. Dalle prime righe dell'introduzione del libro emerge il tema della vergogna che permea la gelosia, una passione inconfessabile, e subito la scrittrice afferma che pressoché tutti hanno vergogna di dire che sono gelosi. Anticipiamo che dirà che lei l'assume e dirà d'essere gelosa ed esserlo stata. E così è. Ipotizziamo questo e lo troviamo scritto. Ecco perché la dedica che menziona solo l'amore. Rispetto alla paura, Heidegger impiega la stessa modalità. Tutti gli uomini rifuggono dalla paura e lui la guarda in faccia. E rimane il regno della paura, come il regno della gelosia nel caso della scrittrice. Leggendo il libro, sprecciando in auto con un'amica particolare, la moglie, avevamo cominciato l'analisi linguistica del libro, poco tempo prima di enunciare il tropismo. Gelosia nel titolo e amore nella fascetta? Oltre all'incremento presunto delle vendite affiggendo la parola amore in copertina, parola che non c'è nel titolo, l'amore non ha nulla a che fare con la gelosia. La gelosia è la questione delle poste, ovvero dell'altro, come pacco postale. E poi anche l'io risulta intercambiabile. Emergerà subito, infatti, anche la questione della rivalità nella gelosia. Se c'è la gelosia, non c'è amore. Ma il sistema sociale delle filiazioni e la rivalità fraterna e la rivalità tra sorelle. Qual è l'amore presunto dalla connessione amore-gelosia? È l'amore impossibile. L'amore passione, come lo chiama lo scrittore Philippe Sollers, l'amour fou, l'amore folle, l'amore zimbello del tempo, l'amore nato morto, che non può quindi che finire. E come intendere allora l'aforisma di Shakespeare? L'amore non è zimbello del tempo. L'amore originario, senza origine quindi, senza circolarità, amore che non gira in tondo nella caverna platonica, ossia nella prigione universale, è il transfer, è la metafora,
e custodisce il lievito di cui è una proprietà. L'amore è proprietà del lievito della vita e non degli umani, non è una proprietà degli umani. Non si può dosare il lievito. Nessuna dominazione nella struttura, né maschile né femminile, dell'amore. Invece la gelosia è la proprietà della presunzione d'intercambiabilità del soggetto. Chi crede al primato del fallo è geloso. Dal padrone allo schiavo, dal teurgo all'ergastolano, dal dominatore al dominato. Il padrone dell'amore è geloso quanto lo schiavo dell'amore. La letteratura registra il pulso della finzione dell'amore, che non è una finzione. La letteratura, compromessa con la filosofia, si occupa del concetto dell'amore, lo vuole prendere, no? Il termine concetto è cum capere, prendere insieme, afferrare insieme. Mentre l'amore è inconcetto, è imprendibile, ingestibile, ingovernabile, come ciascun aspetto della parola, ovvero della vita. Le mille e una notte cominciano intorno alla gelosia, insospettata dal re per la regina, insospettabilmente infedele. È curioso come la religione islamica, successiva alla scrittura del libro, insista tanto sulla questione dell'infedeltà. Che tropismo! Ovvero, che bella nuova direzione di ricerca. Il re va alla caccia e quando torna trova la moglie in un'orgia con 40 schiavi, con 40 schiave e 40 schiavi, che non è un'inezia, vengono citati come negri nel racconto. La strage di tutte le prime figlie si ferma dinanzi all'ultima, quella del gran visir Scheherazade si ferma davanti alla scrittura dell'esperienza di Scheherazade, che comincia a narrare non infinite storie, ma ciascuna storia nell'infinito della parola. La vergogna personale e sociale è un contrappasso, come la gelosia. Coincidono, ossia, secondo l'etimo, cadono insieme, sono proprietà del soggetto, del gettato sotto, ossia dell'uomo caduto, anche dall'iperuranio, come nel mito platonico. Tolto il lievito della vita, la sopravvivenza si tinge di vergogna e di gelosia, e infiniti sono gli altri aspetti del bestiario personale e sociale di ognuno. Compare il dubbio soggettivo, che diviene uno sport a dubitare dell'amore, della fede, dell'altro. Questa è la battaglia contro l'amore. Tolto il padre, irrompe l'animale, che Aristotele chiama politico, razionale, e che Freud chiama totemico e implicitamente anche tabuico. Sì, la tentazione mentale e non intellettuale di cedere, di abbandonarsi, questo è l'etimo di Islam, e di sottomettersi, questo è l'etimo di musulmano, al Dio fattosi luogo comune sull'amore è facile. Ognuno è geloso, non ciascuno. Sì,
la tentazione mentale e non intellettuale di cedere, di abbandonarsi, è l'etimo di Islam, e di sottomettersi, è l'etimo di musulmano, al Dio fattosi luogo comune sull'amore è facile. Ognuno è geloso, non ciascuno. Quando l'amore è transfer e ci si trasferisce tutto nell'altro, d'accordo, è un'iperbole, un'esagerazione inassumibile, eppure non c'è più gelosia. Non che l'altro sia unico, ovvero sostituibile con un altro unico anche eccezionale, è proprio che non c'è più sostituibilità. La gelosia si dissipa. Nessuno è un pacco postale che un maneggione o un manager possa scambiare con un altro pacco. Un teorema dell'amore come transfer è non c'è più gelosia. E quanta psicanalisi non riesce a leggere il cosiddetto amore di transfer? La somma dell'amore lo abbiamo già enunciato. L'amore è una proprietà del lievito della vita.